Buongiorno ragazzi, eccoci qui ad un nuovo video per raccontarvi quello che sta succedendo negli esami di Stato della seconda sessione che, come saprete, in alcuni casi proseguiranno oltre le feste di Natale e arriveranno persino fino a marzo. In questi giorni, al fine di aggiornare il corso, verificare quello che io normalmente faccio e cercare sempre di migliorarlo, stiamo seguendo con la mia collega il vari esami nelle varie sedi dove si può entrare come pubblico per verificare appunto l'andamento degli esami, cosa chiedono, quali problematiche sembrano scaturire da quello che succede appunto in tantissime sedi. Allora, questo video è chiaramente per darvi un po' di dritte, perché siete tutti in procinto di prepararvi, specie per chi appunto lo farà nei prossimi giorni o nei prossimi mesi, quindi queste dritte devono servire assolutamente per aiutarvi, quindi è importante questo video proprio perché diciamo che vi sto dando un'opinione esterna che cerca appunto di migliorare quello che io faccio, ma nel contempo aiutare voi. Allora, punto primo, la cosa che è subito saltata agli occhi ed è stata assolutamente ribadita da molti commissari è il fatto che di fronte a una commissione d'esame di Stato per un esame di abilitazione, la qualità del discorso, la modalità di esprimersi, di esprimere determinati concetti che sono concetti di carattere legislativo, di carattere tecnico, sono assolutamente inappropriati. E questo è il primo punto che salta agli occhi. Che ne so, oppure sbagliare proprio l'elemento di cui si sta parlando, un recupero di sottotetti, confondere l'abbaino con il lucernario. Cioè, questi qui sono aspetti assolutamente fondamentali che generano chiaramente un atteggiamento da parte delle commissioni non sicuramente positivo. Un altro punto che io ho notato, voi sapete che l'esame può svolgersi o con la condivisione di progetto come prima fase e poi successivamente domande, ma anche nella condivisione del progetto c'è una discussione, quindi con uno scambio con domande. Oppure in alcune sedi si parte dalla tesi di laurea, oppure ci sono anche le sedi dove è stato attivato il tirocinio che ti permette di evitare nell'esame tradizionale la prova grafica e dove quindi al posto della condivisione del progetto c'è la condivisione del portfolio di tirocinio presentato dal candidato. Allora, nel caso della tesi, ragazzi, non state facendo la tesi di laurea con un relatore che vi difende di fronte a una commissione. Vi trovate invece di fronte una commissione che non sa nulla di quello che voi state portando, non ha nemmeno gli elaborati, non li ha nemmeno letti, quindi di fatto l'esposizione della tesi deve essere un'esposizione fatta come si deve. Poi si deve partire dal presupposto che ho notato alcuni commissari che a fronte della tesi sul computer facevano delle ricerche per fare delle domande, quindi oltre quello che avete fatto all'università, è ovvio che dovete anche cercare di spaziare e immaginare voi quali potrebbero essere le domande in funzione dell'argomento di tesi che voi state proponendo e che voi state raccontando. Sempre relativamente alla tesi, se è una tesi che è abbastanza vicina a quella che è la pratica professionale, è ovvio che arriveranno delle domande di conseguenza sulla pratica professionale. E oltretutto, non è che presentata la tesi, ho finito l'esame, arrivederci e grazie. La tesi è la prima parte, poi si parte con le solite domande che riguardano il testo unico dell'edilizia, il codice dei beni culturali e ambientali, eccetera, 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 la deontologia. Quindi non è che siccome mi chiedono la tesi non, che, non, non, non,
non faccio nient'altro perché tanto la tesi la so e ho finito lì. Secondo, nel caso del tirocinio professionale in luogo della condivisione del progetto, quando mi condividono il portfolio di tirocinio e io quindi gli vado a raccontare la mia esperienza di tirocinio di 900 ore, dove ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, è ovvio che anche lì, essendo attività professionale, scaveranno. Non è che semplicemente perché io gli ho detto ho progettato un recupero di sottotetto, grazie, arrivederci, lì cominciano a chiederti, ah bene, quali sono le altezze, quali sono le problematiche progettuali, che titolo edilizio avete dovuto presentare, e se ad un certo punto la parte titolo edilizio non è stata gestita dal candidato, non è che questo lo esula dal fatto che lui non lo debba sapere, o che non debba sapere che una volta finito tutto l'iter progettuale e realizzativo non si debba fare il catasto, e quindi non debba sapere che cos'è il catasto. Perché chiaramente le domande escono fuori proprio in questo senso, quindi non dovete stare con i paraocchi, ho fatto quello, mi chiederanno quello e non mi chiederanno nient'altro, perché comunque chiedono tante altre cose e di conseguenza non è detto che sia tanto facilitato l'esame nel momento in cui ho fatto il tirocinio, perché comunque ci saranno delle domande che riguarderanno tutte quelle che sono le attività professionali, oltre a domande specifiche che partono proprio da quella che è l'attività svolta durante il tirocinio, ma che vanno oltre la semplice attività che è stata svolta. Ho notato ad esempio in un caso che è stato chiesto, ma lei in cantiere c'è mai andato? E io, ma sì, una volta. E lì hanno cominciato a chiedere domande di cantiere, a rotta di collo, e non è una giustificazione il fatto che io non sono andato mai in cantiere o sono andato solo una volta quando c'era semplicemente il getto delle fondazioni, che non debba sapere poi tutto quello che succede dopo, i solai, le coperture, tamponature, tramezzature, impianti o quant'altro, perché comunque queste cose le si deve sapere e non è che le sapremo solamente quando andremo in cantiere. Quindi intanto questi aspetti che vi consiglio di valutare molto bene. Ma poi a livello generale, se si va a fare l'esame di Stato, uno può scegliere di farlo come vuole, però poi dopo butta soldi, perde tempo e compagnia bella, e poi dice, è una presa in giro, non promuovono solo quelli che vogliono loro. Non è vero, perché se mi si chiede oggi come oggi, in periodo di risparmio energetico, cos'è una serra bioclimatica, io non posso dire non so cos'è una serra bioclimatica, oppure faccio l'abilitazione professionale, non so cosa sono i collaudi, cos'è la differenza tra un collaudo in corso d'opera e un collaudo finale, quali sono le caratteristiche, perché sono argomenti fondamentali. O ancor peggio, confondere i tipi di copertura, cioè copertura piana, copertura a falda, nel caso dell'edilizia residenziale, ma poi ci sono altri tipi di coperture anche quando andiamo a vedere ad esempio l'architettura industriale, confondere appunto la tipologia di copertura con il manto di copertura, che sono due cose totalmente differenti. Oppure cosa sono i documenti contabili nell'ambito di quella che è la direzione dei lavori, oppure una cosa che stanno chiedendo dappertutto, perché ormai i vincoli paesaggistici sono dappertutto, le autorizzazioni paesaggistiche, le differenze tra l'autorizzazione paesaggistica standard e quella semplificata, le tempistiche, gli attori. Oppure i compiti dell'ordine professionale, quindi cosa fa il consiglio dell'ordine e cosa fa il consiglio di disciplina, se sono la stessa cosa o se sono due entità diverse, come vengono nominate, oppure che cos'è il CDU, che è il certificato di destinazione urbanistica, altra cosa fondamentale. Oppure un'altra cosa in cui ho visto fare confusione tantissime persone, confondere i titoli edilizi, cioè CILA, SCIA e permesso di costruire, con
le tipologie di intervento edilizio, che sono le manutenzioni ordinarie, straordinarie, eccetera, eccetera, eccetera. Non si può confondere pere con le mele, perché qui il concetto è questo. Quindi, assolutamente, io noto che per tantissimi candidati c'è un atteggiamento molto semplicistico rispetto all'esame, quando al contrario gli argomenti sono molteplici. Chiaramente io ho cercato nei miei testi sempre di mettere tutto quello che è importante, e poi leggo nei vari blog, no, quello non lo chiedono, quello non lo chiedono, invece lo chiedono, e come? A quanto sembra, perché col cambiamento delle commissioni, chiaramente le commissioni, ognuna ha delle sensibilità, delle specificità che ti porterà a chiedere determinate cose. Quindi con i libri prima e con i corsi poi, perché mi rendo anche conto che assorbire quei mattoni di centinaia di pagine con molteplici norme che si incrociano non è così semplice, io cerco sempre di migliorarmi e di aiutare appunto chi fosse interessato. A questo proposito, per chi avesse l'esame tra febbraio e marzo, con un pochino di abnegazione, perché pure qui alcuni mi scrivono io lavoro, quindi posso solo il sabato e domenica, ma io ho tantissimi corsisti che lavorano, padri di famiglia, che le lezioni le seguono la sera, quindi cioè, si tratta semplicemente di aver voglia di fare. Certo, se non voglio togliere l'aperitivo, se non voglio togliere la palestra, se non voglio togliere le cene con natalizie con gli amici, i festeggiamenti e compagnia bella, allora certo, uno la preparazione la farà così, ma se no, il mio corso, vuoi nella versione totale o vuoi in una versione anche ristretta su determinati argomenti specifici, può aiutare a chiarire determinati aspetti che vedo vengono chiesti all'esame e sui quali vedo proprio che c'è una totale mancanza di conoscenza. Quindi, se volete, scriveteci info@fcstudio.it oppure telefonateci, trovate i riferimenti sul sito fcstudio.it per avere informazioni in maniera tale da potervi aiutare ed evitare di conseguenza determinate brutte figure che sono veramente un peccato dopo un percorso di studi finali che vi deve apportare ad approcciare il lavoro in una certa maniera, anche al fine proprio di aumentare la consapevolezza e il valore della figura dell'architetto e della figura dell'ingegnere. Con questo vi saluto, siamo in prossimità del Natale, vi anticipo gli auguri, anche se la prossima settimana sicuramente faremo un video specifico per gli auguri. Buona giornata a tutti!